Decima giornata del Gifoni Film Festival. Siamo qui con Gabriele Menetti, attore, direttore, regista e compositore. Insomma, un uomo dalle mille qualità. Gabriele, sei qui al Gifoni per presentare il tuo nuovo cortometraggio, Tiger Boy. Volevamo sapere qualcosa in più su come ti è nata l'idea, a chi ti sei ispirato, quanto tempo è durata le riprese. Insomma, raccontaci qualche aneddoto. A parte, ti ringrazio, insomma, per tutte queste, capito? Quanti lavori faccio, no? Ci siamo ispirati, in realtà l'idea è nata in un modo strano, ossia siamo stati contattati da una società di produzione un po' importante, però non mi va di dire il nome, che ci aveva chiesto di realizzare un cortometraggio sul sociale. Noi, io parlo al plurale perché io e lo sceneggiatore abbiamo pensato ad una storia un po' particolare, ispirandoci lontanissimamente a Tiger Man, non so se ti ricordi il cartone animato, quello dell'uomo tigre, insomma, e abbiamo tirato fuori un soggetto. Questi qua però alla fine non si sono più fatti sentire e per orgoglio siamo andati avanti da soli e poi dopo l'abbiamo realizzato, insomma, questo diciamo un po' l'iter. È un corto. Poi diciamo questa analogia con l'uomo tigre è andata un po' a perdersi, perché io avevo realizzato un cortometraggio prima che si chiamava Basette, non so se che c'era un rapporto diretto con Lupin Terzo, siccome è un corto che ha avuto molto successo, però era intellegibile soltanto a chi conosceva il cartone. Mio padre per esempio mi ha detto, sì, bello, però che vuol dire? Cioè, allora, volevo evitare questo, insomma, volevo toccare anche mio padre, quindi c'è il rapporto, ma è molto molto lontano, cioè proprio per chi è appassionato può leggere qualcosa, ma in realtà è godibile, insomma, da tutti, tant'è che sono stato selezionato, capito? Qui al Gifoni. Allora, il tuo esordio è stato in teatro, però ti sei dedicato anche alla regia e al cinema. Quale di questi ti emoziona di più e quale invece preferisci? Devo dire che come attore di cinema non sono stato fortunatissimo, insomma, ho lavorato più in televisione. Però la scelta di questo lavoro è stata prima di tutto quella della regia. Quindi l'idea di fare un film al cinema, che spero di realizzare quanto prima di un anno, insomma, uno fa le corna, gli scongiuri, insomma, però in teoria forse a gennaio riesco, a partire gennaio-febbraio, è insomma il sogno nel cassetto. Il discorso teatrale come attore invece è necessario, cioè non è che puoi pensare, no, di... Molti esordiscono al cinema, però io devo dire ho studiato teatro, ho fatto teatro e quello è il percorso un po', diciamo, giusto che uno dovrebbe affrontare. Poi mi ci sono un po' allontanato perché insomma sono stato anche un po' sfortunato lì, nel senso che appartenevo insomma a delle piccole compagnie che realizzavano magari delle rappresentazioni che duravano magari 2 settimane e poi finiva lì la cosa, ed è un peccato lavorare per 2 o 3 mesi, cioè, devo dire non mi ci sono poi dopo dedicato più di tanto. Adesso sono molto 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 concentrato sulla regia e la speranza insomma di realizzare un film al cinema quanto prima. Se in Basette ti sei ispirato a un personaggio mito, Lupin 3, nel tuo ultimo invece ti sei ispirato a un altro personaggio mito degli anni 80, cioè l'uomo tigre, che tra l'altro affascina anche il bambino protagonista del tuo corto. Quali erano invece i tuoi miti da ragazzino? Il modello, diciamo, che seguivi, che preferivi, a cui volevi assomigliare in ogni modo? Allora, io sono vittima violenta proprio del machismo anni 80, quindi c'era Stallone, c'era Schwarzenegger, i miti reali, insomma, gli attori erano quelli là. Infatti quel tipo di cinema, sai che c'è, quando avevo 18-19 anni ho iniziato a studiare cinema, mi sono allontanato da tutto questo per scoprire qualcosa di nuovo. Poi non so che cosa mi è successo, insomma, da 3-4 anni, ma un pochino di più, da 5-6 anni invece mi ci sono riavvicinato moltissimo. E quel tipo di cinema là a me piace tanto, anche il, che ne so, adesso sta piovendo, però... E quindi sono ancora lì e stiamo cercando. Il film infatti ha molto a che fare con quella realtà anni 80. I cartoni sono quelli, i miti, Lupin Terzo e l'uomo tigre, insomma, Gigro Bo, insomma, d'acciaio. Va bene. Grazie, un saluto a Visioner Gifoni. E ciao, ciao Gifoni, ciao.